Guardaci il supremo! Tornato! Dammi solo un momento per sistemare tutto. Aiuto! Aiuto! Sono qui! Così ci farei questo ti fa onore. Dannati Muspel, sono spuntati dal nulla. Dov'è il Zalakar? L'hai perso? Brokkr ha lasciato il rifugio ieri prima che fossimo invasi. Ha preso il Zalakar con sé. Dove lo ha portato? Da quando sei partito è diventato strano. Ora il Zalakar è tutto ciò di cui gli importa. Dovresti prendere esempio da lui. Allora dov'è? Dov'è? L'altra notte diceva che avrebbe esplorato il cratere di Eitri in cerca di risposte. Sta portando il Zalakar dritto da Surtr! Aspetta! Dove sei stato in questi ultimi giorni? Giorni? Ah, non importa. Ciò che importa è dove andrò. E dove andrai? A Eitri? Ovunque io possa vendicarmi. Mantieni la calma, Avi. Usa il buon senso. Occhio per occhio e saremo tutti ciechi. Che mi importa degli occhi? Ma che ci fai? Troverò Brokkr al cratere di Eitri. Quello stupido ha del fegato, ma rischia di privarmi della vendetta. Che problemi hanno quei fratelli? Uno è morto per l'idromele. Ora l'altro fa più del dovuto e rischia la morte. Guidami.
Sinin, guidami. Ti vedo, Nami. Krokr, dov'è il mio Salakar? Sta calmo, ce l'ho qui, sano e salvo. Volevo indagare sulla cosa, ma sono inciampato e... Puoi camminare? No. Ah, allora ti porterò io. Ehi, piano! Non sono un dannato sacco di patate, sai? Cosa hai appreso sul Salakar? Potrei avere scoperto come usarlo. Ma tu vuoi affrontare Surtr e finirai per farti un banchetto nel Valhalla. Valhalla? È per i deboli e per gli sciocchi. No, io non morirò. I mondi hanno fine, ma io, Lavi, io resterò. E Sindri, allora? Pensi che sia un debole? E perché mai sarebbe... Ah, sì, sì. Lui... Ora è nel Valhalla, ma certo. Per uno della sua gente è un grande onore. Bene, questo sembra un buon posto per metterti giù. Dunque, dimmi lo scopo del Salakar. Non ne ho idea. Può uccidere Surtr. Beh, non è quello il suo scopo, ma... Sì, credo di sì. Come? Trattiene la luce. Moltissima luce. Era il dono di Baldr. Mutare il giorno in notte e viceversa. Per questo Surtr gli ha preso Lokra. Sì, gli altri sono solo per bilanciare. Ma vedi, ce n'è un altro lì dentro, come Baldr, ma incompleto. Di chi è quel Lokra? Di Surtr. Una parte minuscola, si intende. Non capisco. Io credo che se il Salakar toccasse Surtr, le parti si riunirebbero. Il Salakar è già completo. Niente può entrare o uscire. Un Ugr separato cercherà sempre di riunirsi. E il suo è tanto potente da riuscirci. A quel punto, lui diventerebbe il Salakar. Ma poi nulla lo fermerebbe. Solo se riuscisse a controllare la luce. Ma non credo che possa. La sua vecchia carcassa non è adatta. Sarebbe come cercare di trattenere l'oceano in una sola vescica. Quest'idea, come puoi essere certo che funzioni? Non sai quanto ci ho lavorato. Credi davvero che questa unione sarà insostenibile per Surtr? Sarà bene indebolirlo prima. Meglio se è morto. Non morto morto, ovvio. Morto normale. Prima che si risvegli di nuovo. Sei stato prezioso. Ora dammi il Salakar e allontanati da qui. È troppo pericoloso. Io resto qui. Non sono venuto per... Fa come dico, amico. Mi chiedo... Forse Brokra mi ha mandato... No. Nel mio fato c'è il Ragnarok. Nel futuro remoto. Non Svartalfheim.